Quando un giocatore del Lille viene accostato al Milan, la notizia la seguo sempre con un certo interesse. Sto parlando di un giocatore anche perché il Lille è un club che ha dei contatti particolari con il fondo Elliott. Anche per questo poi è andato Jalo al Lille, è venuto Leao al Milan. A proposito di Leao, anche lui deve metterci qualcosa in più per rubare il posto a Rebic, in questo momento titolare assoluto, meritatamente titolare assoluto di questo Milan, però Leao probabilmente deve fare qualcosa in più. Ibrahimovic lo aveva letto come suo pupillo di fianco, lui gli ha dato quel pallone molto bello col Torino, sembrava che il legame dei due fosse, sarà ancora saldo. Però le scelte di Pioli sono andate in altra direzione e per fortuna Pioli ha visto bene perché Rebic è uno dei giocatori in questo momento più affidabili degli 11 che di solito partono dal primo minuto. Ebbene, dicevo, quando vedo accostato il nome del Lille a quello del Milan, qualcosa mi dice che ci potrebbero essere. Potrebbe esserci un fondo di verità. Il giocatore di cui sto parlando è un giocatore importante. Ha già segnato 13 gol in Ligue 1 dopo aver segnato 12 gol nel Charleroi, che alla squadra belga che l'aveva visto arrivare dal Wolfsburg. Stiamo parlando di Victor Osimhen, giocatore che molti dicono ricorda, potrebbe ricordare Didier Drogba, il suo idolo, giocatore nigeriano, 1,85 nato calcisticamente a Lagos, 1,85 ma dal fisico piuttosto esile e quindi veloce nonostante l'altezza, questa sua conformazione, questa longilinea gli permette di essere molto rapido e al Lille ha già segnato 13 gol. È andato al Wolfsburg, non ha trovato spazio, poi ha avuto un infortunio alla spalla, ha avuto dei problemi. Ed è stato mandato al Charleroi. Al Charleroi è stato strepitoso nella Serie A, diciamo, belga, segnando 12 reti. Ha subito interessato al Lille. Campos è bravissimo nelle plusvalenze, è bravissimo a scegliere questi giocatori. Il direttore sportivo del Lille, che era stato qualche tempo fa accostato anche al Milan, ebbene, è stato preso per 12 milioni. Victor Osimhen, e adesso è un giocatore che certamente è una delle figure, è nato nel 98, 22 anni, è una delle figure più prominenti a livello di giocatori, di attaccanti nel campionato, nella sfera europea. Quindi qualcuno l'ha già accostato al Milan, potrebbe esserci, dicevo, un fondo di verità, visto i rapporti tra il fondo Elliott e appunto la formazione del nord della Francia. E quindi questo è un nome che segnalo, che potrebbe essere caldo. Chiaro che la premessa è sempre una. Bisogna capire chi sarà il management, chi decide, lo diciamo sempre per evitare facili entusiasmi. Chi sarà il management, chi saranno i componenti del management, chi sarà l'allenatore, se sarà ancora Pioli, se cambierà, se rimarranno Boban e Maldini, questo lo sottolineiamo sempre, oppure no. Ma indubbiamente Victor Osimhen non mi avrebbe sollecitato e solleticato la mia curiosità fosse di un'altra squadra, perché certamente il valore magari sarebbe stato un po' troppo elevato per il Milan, ma visto i rapporti tra il fondo Elliott e il Lille potrebbe essere una valenza importante per la prossima stagione. Non dimentichiamolo, Victor Osimhen non è un nome sconosciuto certamente, ma potrebbe essere una delle perle del Milan 2020-2021. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo.